Allora, Ryuji mi ha chiesto di incontrarlo a Yongen, ok. Vediamo che posto vuole visitare. Ah, ciao, Sojiro. Stai per partire? Sì, ci vediamo presto, non ancora. D'accordo, assicurati solo di aver preso tutto ciò che ti serve. Ah, vuole andare al mercatino dell'usato? Forse? No, sì, boh. Ehi, ti stavo aspettando! Ti va di prenderci un ramen? Mi troverai, tu sai dove? Festeggiavo la reunion del gruppo e la partenza di questo grande viaggio. Ok, andiamo. Che stiamo aspettando allora? Ci state andando adesso, siete un tantino ossessionati. Che problema c'è? Ehi, se non hai niente da fare, dovresti unirti a noi. Non so se ho voglia di assumere tutte quelle calorie. Beh, suppongo che farò un'eccezione, visto che Phoenix è qui. Perfetto, il trio della Shujin alla riscossa. Andiamo a magna, forza. È stato divertente, sì, mi piace il ramen. Anche a me in realtà. Cavolo, questa roba è fantastica. È questo che dicevo, Coso. Niente ramen, niente vita. Sembri felice. Cavolo se lo sono. Cioè, come fa qualcosa a essere così buono? È cibo per l'anima, ecco cos'è. Ti piace davvero così tanto il ramen? Beh, però è buono. Vero, potrei mangiarne all'infinito. Cavolo, questo mi ricorda i ladri fantasma originali, quando eravamo solo noi tre. Vuoi dire noi quattro? C'ero anch'io, lo sai? Ricordo che mangiasti troppo e che alla fine stavi malissimo. Anche tu facesti lo stesso. Quel grande pranzo all'hotel. Ehi, fatemi vedere il ramen. Eccotelo qua. Oh, quindi questo è il ramen. Ha un bel aspetto, vero? Peccato che tu non possa provarlo. Hanno anche quelli extra large. È incredibile quanta roba ci mettono dentro. Voglio vedere. Eh? Voglio vedere un ramen extra large. Faglielo vedere, Ryuji. Ma no, ne ho mangiato una ciotola. Hai detto di poterne mangiare all'infinito. Fallo per Sophie. Dovevi proprio mettermi in difficoltà. Va bene, sfida accettata. Ehi, e voi verrete con me. Ehi, capo, prendiamo tre ciotole extra large. Che cazzo hai detto? Ma sul serio? Tan tan tan. Mangiatelo, se no vi picchio, eh. Porca troia, questo ci mena. Non ce la faccio, basta. Ho la nausea. Ho la pancia che sta per scoppiare. Avete finito con le vostre stupidaggini? Tutto qui, hai visto Sofia? Voglio il bis, hai visto Sofia? Grazie, ho imparato molto da questo. Mi fa piacere sentire. Ho bisogno di stendermi, credi che abbiano delle amache qui? Credo proprio di no, stenderti dopo tutto quel cibo ti farà male. Ti sei goduto del ramen insieme a Dan e Ryuji. Yeah, nuovi punti legame, siamo tornati qua. Mi sento una balena. Oh cavoli, facciamo piano, altrimenti mi ritornerà tutto su. Chiediamo allora a Makoto di guidare piano. Vediamo, abbiamo appena ricevuto altri punti legame. Con 6 punti cosa posso ottenere? Posso prendere un'altra volta questo, e direi assolutamente di sì. E per il prossimo livello ci serve qualcosa da sbloccare. Ok, abbiamo 3 punti. Io direi di puntare... ad Arisen Rigenerativo. Voglio essere sicuro che durante una battaglia non ci facciamo ammalare. Yusuke è sempre davanti al cibo, però insieme a Futaba. Credo che la Atlus abbia messo come fanbase base loro due assieme. O meglio, magari non come coppia, ma come amici sicuramente. Quello strano e quella strana ancora di più. Senti, Inari, per ora riceverai solo 500 yen da spendere in snack, d'accordo? Ma il salgemma non è uno snack, giusto? Va bene. Voi due invece? Potremmo dover concentrare i nostri sforzi sul caso, ma sono comunque emozionata per il nostro viaggio. Sono super felice di aver chiesto un permesso all'azienda, ora che è saltata fuori questa opportunità. Spero che ci divertiremo un mondo. Tu e Makoto invece che mi dici? Guidare un mezzo grande come un camper è una novità per me. Ammetto di essere un pochino nervosa, ma non vedo comunque l'ora. Era da un pezzo che volevo partire per un lungo viaggio. Tranquilli, non andrò a cannone come quando sono in sella a Johanna. Va bene, tutto quello che vuoi. Io credo che da altre parti non ci sia molto da comprare.
Farò giusto un salto a Central Street, ma non penso ci sia nulla. Come immaginavo, torniamo a Yongen e diciamo a Sojiro che è il momento di partire. Sojiro, noi siamo pronti. Stai per partire? Sì, ci vediamo presto. D'accordo, beh, ecco, porta questo con te. Spero che possa servirti durante il viaggio. E vedi di prepararne abbastanza per tutti quanti. Maiale, cipolle e riso. Beh, è ora che vada a ritirare il vostro mezzo. Torno subito, tu da un colpo di telefono agli altri e falli venire tutti qui. Sono qui dietro all'angolo, li vado a chiamare, faccio prima, su giro. E state attenti, Oh, non vedremo più suo giro per il resto del viaggio. Che palle. Ciao suo giro. Oh, quanto gli si vuole bene a suo giro, patato. Dammi quel coso. Ma io vorrei vedere bene il camper. Credo di aver trovato il titolo. Vacanze estive, arriviamo. Bel titolo, Ryuji. Ti vedo insolitamente serio, ispettore Asegawa. Oh, commissario Kaburagi. Chiedo scusa, sto dormendo poco. Era da un pezzo che non lavoravo a un caso sotto copertura. Comprendo pienamente. Hai fatto progressi con i ladri fantasma? Affermativo, ho ottenuto la loro collaborazione. Tuttavia la linea di condotta è ancora incerta. Alcuni di loro sono inoltre piuttosto svelti nel comprendonio. Cioè, nonostante, le garantisco che riuscirò a conquistarmi la loro fiducia. Ma dai! Bene, non mi aspettavo niente di meno da una persona così affidabile. Beh, sono ancora in debito con lei per avermi preso sotto la sua ala. Sarò lieto di fare qualunque cosa ritenga necessaria. Continua così finché non arriverai in fondo a questo caso. Ma non affezionarti troppo a quei ragazzi. Per come stanno le cose, il loro arresto è inevitabile. Ma dai! Affezionarmi? È da molto tempo che non mi affeziono. Zengichi? Questo lo dici tu. Come sta la tua ragazzina? Passa da casa, almeno ogni tanto. Intesi? Sì, signora. La mia ragazzina. Ecco, dubito altamente che crederà anche solo una parola riguardo a quel mondo. Devo assolutamente ottenere una pista da loro. Non prendetela sul personale, ladri fantasma. Voglio solo risolvere questo caso. E vi sfrutterò come devo. Mi aspettavo un personaggio non così stronzo, però... Oh, ognuno c'ha i propri interessi in questo mondo, c'ha... Ragione anche lui, deve risolvere un caso. No. Eccolo qua il camper. Ehi, dove siamo? Sembrerebbe che ci stiamo avvicinando alla prefettura di Tokiji. Ne abbiamo fatta di strada. Tokiji, eh? È famosa per il santuario di Nikotsugu, dedicato a Tokugawa Ieyasu. Tokugawa Ieyasu. Ok, va bene. Ho sentito che le sculture delle scimmie laggiù sono incantevoli. Chissà se riusciremo a vederle. Oh, voglio le fragole. Andiamo a raccoglierle. Ho sentito che fanno anche gyoza giganti. La mecca dovrebbe essere Utsunomiya. Un po' difficili sti nomi. Hai detto gyoza? Oh, e vai, ce li papperemo, vero? Hanno anche le zucche da vino. Non escludiamo le fragole. Dove li mettiamo? E dove lo mettiamo il ramen? Zucche da vino. Tra tutte le cose che ti... per cui entusiasmarsi. A me piace il vino. Che c'hai da dire? Beh, comprensibile. Avremo tutti bisogno di un po' di tempo per rilassarci di tanto in tanto. E poi ne abbiamo già discusso. Ci saremmo potuti dirigere direttamente a Hokkaido. E invece abbiamo deciso che sarebbe stato più interessante visitare più luoghi piuttosto che limitarci a uno solo. E potrebbero esserci altre prigioni in altre città oltre a Shibuya e Sapporo. Ma non solo, il presunto monarca di Sapporo non tornerà in città fino all'8. Abbiamo tempo, non c'è motivo di non sfruttarlo saggiamente. Dovremmo regolarci un po' però. Non hai tutti i torti. Mettiamo che lungo la strada troviamo un'altra prigione. Vuol dire che la nostra è tipo una caccia al monarca. E vai, i ladri fantasma stanno per raggiungere nuove vette. È un piano veramente cazzuto. Beh, dovesse esserci una prigione, sono certa che Sophie ce lo farà sapere.
Ci penso io, dovrei riuscire a gestire la cosa, credo. Ehi, un'IA dovrebbe essere un pochino più sicura di sé. Sì, seriamente, chi o cosa sei tu? Sono Sophie, l'amica dell'umanità. Lo sapevo. Ed eccola che riparte con la cantilena. Non darti troppo pena. Sono certa che scopriremo di più avendola con noi. Dico bene, Sofia? Dici bene, Ann. Adesso che ci penso, Mako-chan, è da parecchio che sei al volante. Va tutto bene? Mi sono portata la patente, perciò se volessi un cambio non è che da chiedere. Beh, sei una neopatentata, Haru. Perciò cercherò di macinare più chilometri che posso. Qualcun altro ha la patente? Io no. Neanche io, le mie scuse. Nemmeno io, ma spero di prenderla presto. Tu ce l'hai? Mi spiace, no, anch'io sono spatentato. No, mi spiace. Beh, abbiamo appena raggiunto l'età per guidare, ci sta. Mi spiace, Mako-chan, cerca di non strafare, d'accordo? Non preoccuparti, però ci toccherà fare più soste. Non voglio rischiare di metterci in pericolo. A me sta bene, vogliamo che la nostra Makoto sia bella, tranquilla e riposata. Quindi continuerà a guidare Makoto? Dire di sì per adesso. Sembra difficile, posso fare qualcosa per aiutarti? Beh, visto che lo chiedi, pensi di poter trovare un posto dove fermarci un attimo? Mi farebbe comodo una pausa, potremmo persino pranzare volendo. Certo, ne sarei felice, c'è la riva di un fiume più avanti che dovrebbe essere perfetta. Un pranzetto vicino al fiume? Cavoli, fa così on the road! Oh, i punti legame che aumentano a caso. E questo è un fiume, sembra una spiaggia. No, però quelli sono sassi. Wow, questo posto è perfetto! È vero, certi posti li ho visti solo online. Davvero, e anche il tempo è dir poco perfetto per cucinare all'aperto. Allora cominciamo, il capo ci ha dato un po' di ingredienti, dico bene? No, oh, sarà fantastico preparare il pranzo con tutti voi. Cucino io? Permette di cucinare manicaretti con effetti, non ho letto. D'accordo, la portata principale la lasciamo a te, Phoenix. Non ho visto, aspetta. Cucinare, al ritrovo puoi usare gli ingredienti per cucinare del cibo. Questi piatti possono ripristinare HPOSP, conferire bonus e altro. Potrai cucinare più piatti man mano che ne imparerai le ricette. Puoi ottenerle nei negozi regionali o tramite certi eventi, quindi tieni gli occhi aperti. Ottimo. Curry delle Blanche e il caffè delle Blanche. Ok, l'unica cosa che posso fare è questa, quindi. Una ricetta semplice base per i piatti di curry, ripristino a 20 HP. Un po' poco, però vabbè. Meglio di nulla. La prova del cuoco, il nostro primo piatto. Oh, senti che profumo! Direi che abbiamo un vincitore. Sembra squisito. Uno solo, che triste. Riconosco quel profumo, è il curry di Sojiro, non ho dubbi. Ah, il mio stomaco, lo voglio, lo voglio. Il riso è preparato, direi che siamo pronti. Perché tutta questa teatralità? È pronto. Ah, oh, è troppo buono, potrei mangiarlo all'infinito. Ma voi tre non avete mangiato ramen prima di partire, ragazzi? Tra l'altro a colazione, probabilmente. Assolutamente, e consumarlo immersi nel pieno splendore della natura lo rende ancora più gustoso. Ce n'è ancora, ho fame, non mangio da un mese. Mi dispiace, Inari. La grande ladra fantasma Futaba si è appena spazzolata all'ultimo piatto. L'ultimo? Destino crudele. Oh, avanti, non fare il depresso. Non è mica la fine del mondo. Lo preparerò di nuovo, non devi essere triste. Lo preparerò di nuovo, tranquillo. Davvero? Ah, ecco, ti prego, fallo, Phoenix, ho fame. Ah, è stata una bomba, non riesco nemmeno ad alzarmi. Anch'io sono piena. Che ne dite se metto su un po' di tè per rilassarci un po'? Ci sto. Oh, perché non arrostiamo anche qualche marshmallow, già che ci siamo? Diamine, davvero stai pensando ancora al cibo? E allora? C'è sempre spazio per i dolci. Va bene, finiremo la nostra sosta con un tè e i dolci e poi ci rimetteremo in marcia. Come volete, tutti si godono il buon pranzetto. Oh, che bello che questi eventi effettivamente ti danno un piccolo premio, ed è notte. Dove ci fermeremo a dormire, in mezzo ai boschi? Ah, mi sono divertita online. Mi sembra di aver viaggiato parecchio. Dove siamo? Saremo presto a Sendai.
Abbiamo fatto parecchie fermate, eppure nemmeno l'ombra di una prigione, Beh, devo ammettere di sentirmi sollevata. Temevo che avremmo visto spuntare prigioni un po' dappertutto. Quello anche io. Un po' me l'aspettavo, ma non effettivamente tante. E poi si sta facendo buio. Che ne dite se finiamo la giornata qui? Sì, ci conviene decidere dove vogliamo passare la notte. Non dovremmo mangiare prima? Che fanno di buono a Sendai? Per quanto concerne le prelibatezze locali, un piatto celebre è la lingua di manzo. Le specialità si trovano in parecchi posti nei dintorni. Qui squiglie. Sarà pure invitante, ma la nostra priorità dovrebbe essere raggiungere il monte Aoba e visitare il resto del castello di Sendai. Ospita una statua del defunto Date Masamune. Mi piacerebbe moltissimo vedere di persona il leggendario drago da un occhio solo. Ah, io prima vorrei farmi un bagno. Non intendo dormire nel camper tutta sudata e appiccicosa. Diamine, siamo dir poco confusi sul da farsi. Quindi, cosa facciamo? Ah, devo decidere io. Diamoci una calmata, carta, sasso, forbice. Faremo tutto. Carta, sasso, forbice? È giunto il mio momento. Ricerca parcheggio notturno, lingua di manzo, Date Masamune e bagni pubblici nei dintorni. Sapevo che dovevo dire facciamo tutto. Lasciate fare a me, troverò un percorso più efficace per mettere in atto tutte le vostre proposte. Wow, puoi fare tutto questo, Sofia? Non è niente di speciale, sto solo facendo una ricerca su larga scala per poi riordinare le nostre destinazioni. Innanzitutto ci dirigeremo al parcheggio del Monte Aoba, poi andremo a piedi alla statua di Masamune e... Oh? Che succede? Questo odore potrebbe esserci una prigione qui. Davvero? Oh, sul serio? E ti basta dar questo per capirlo? Ne sei sicura, Sofia? Credo di sì, non posso ancora localizzarla, probabilmente a causa della distanza, ma percepisco la stessa sensazione di Shibuya. Diamo un'occhiata, Sendai sì allora. D'accordo allora, ci dirigeremo a Sendai, non dovremmo metterci troppo. Perfetto, ma non dovremmo metterci troppo ed è già, no, ed è già il giorno dopo? Davvero? Ah no, ha cambiato solo località. Scusami, gioco. Ah, proprio sotto un albero così tristemente. Allora, Sofia, l'odore della prigione riesce a sentirlo? Sì, ne sono certa, c'è una prigione da qualche parte in questa città. Dunque ci sono davvero altre prigioni oltre a quella di Shibuya? Se ce n'è una prigione, allora c'è del marce da queste parti. Hai ragione, dobbiamo approfondire la questione. E come dovremmo fare? Sendai è una città piuttosto grande. Che ne dite di controllare nei luoghi più frequentati dai turisti? Ci sarà molta gente, potremmo sentire qualcosa di interessante. Idea eccellente, e per di più siamo proprio nel parco del Monte Aoba, ove risiede la statua del grande Masamune. Coso, puoi guardarti la statua anche domani, io sto crepando di fame. Perdonami, ma ve ne è certezza che domani al sorgere del sole la statua si troverà ancora lì? Un viaggio è un'esperienza che capita una volta sola nella vita. Messo un piano in atto, non c'è alcun motivo di ritardarne l'esecuzione. Rieccoci, non capirò mai il tuo modo di pensare. A ogni modo, Mako-chan, per caso hai scoperto se stanotte possiamo dormire nel camper? Sì, ne ho appena avuto conferma. Se non altro, non dovremmo preoccuparci di trovare un posto per dormire. E poi qui è pieno di turisti. Le occasioni per chiedere in giro non mancheranno di certo. Andiamo a vedere la statua? Andiamo a vedere la statua? È a due passi da qui, giusto? È vicina, molto vicina. In marcia dunque, il grande Masamune ci attende. E andiamo a vedere Masamune allora, dai, che è anche il nome di una spada. Questo lo so per altri giochi e altri anime. Se non sbaglio anche in Dark Souls c'è la Masamune, non vorrei dire una cazzata. Quindi questo è il parco del Monte Aoba, mi piace, è un posticino carino e ricercato. C'è persino un santuario. D'accordo, andiamo a dare un'occhiata alla statua di Date Masamune, dovrebbe essere qui vicino. Talmente vicino che là. Vabbè, tanto è tutto chiuso, andiamo alla statua allora. Ma hanno affisso delle robe lì. Oh, allora è questa. È la statua di cui parlava tanto Inari, quel Masamune.
figo però. Se venisse con noi in una prigione, farebbe a fette tutte le ombre che incontra. Beh, c'è Yushitsune per questo. Quel prodigio dell'arte e della tecnica è senza alcun dubbio il drago da un occhio solo, in tutto il suo splendore. Davvero maestoso. Puoi ben dirlo, non mi aspettavo niente di meno da un personaggio tanto iconico. Dobbiamo tornare nelle ore diurne e... Cos'è sta roba? Che diavolo è? E questo cos'è? Il Principe degli Incubi, volume 1. Si festeggia la 20ª ristampa? Si festeggia la ristampa? È la pubblicità di un libro? Dubito che abbiano il permesso di affliggere qui. Forse è uno scherzo. Furfanti scellerati. Come osano porre questi volgari volantini per il proprio tornaconto? Togliamoli. Adesso arriva qualcuno. Che cazzo avete fatto? Così va meglio. Beh, contento Yusuke? Ora che ho visto il grande Masamune, decisamente sì. Chiedo scusa per avervi rubato tanto tempo, proseguiamo. Ok, questa è fatta, prossima tappa, la città della lingua di bue. Miao! Vediamo se i gusti locali sono all'altezza del mio palato raffinato. Oh, chiedo scusa, potrebbe non essere semplice entrare in compagnia di un gatto. Cosa? Ops. Come? Io non sono un gatto. Cioè sì, ora lo sono, però non sono un gatto. Porca vacca. È azzeccata la cosa. Ma stiamo scherzando. Questa carne è così spessa ma anche così tenera. È uno spettacolo. Piantala Ryuji, mi stai sputando addosso. Pare che Yusuke sia in lacrime. Non voglio neanche immaginare come possa essere la sua dieta abituale, se basta questo per farlo piangere. Comunque sia, è tutto squisito. Com'è la sua dieta? Croste di pane, grissini, che lui è uno stecco così, porca troia. Ehi, datene un po' anche a me, per favore. Sei veramente un gatto più chiassoso sulla faccia della terra. Chiedi a Phoenix di dividerne un po' con te. Non se ne parla più tardi, fallo tu Ryuji, più tardi per favore. L'hai sentito, no? Mi spiace per te, accontentati dell'odore. Non essere così ingordo, ho fame anch'io, sai. Abbassa la voce, idiota. Era il verso di un gatto? Oh merda. Ci hanno sgamati. Era soltanto la mia immaginazione, potrei giurare di aver sentito un gatto. No, non era un gatto vero, cioè era un'imitazione, stiamo facendo pratica. Vero Ryuji? Miao? Sembra un vero gatto, ci stiamo lavorando, sì è come dice lui, miao, ci stiamo lavorando. Oh, avanti, non l'ha data bere a nessuno. A me pare proprio che sia nella borsa del giovanotto con gli occhiali. Su, è adorabile. Gli darete qualcosa? Dovreste condividere con il gatto la lingua di bue, la vera prelibatezza di questo ristorante. Ehi, abbassa la voce. Oh, scusate. Avete ragione, niente lingua di bue per chi si fa buttare fuori. A ogni modo, è la prima volta che provate la lingua di bue di Sendai? Sappiate che anche la zuppa di coda di bue è la fine del mondo. Adesso si gira Yusuke. Che cosa ha detto, signora? Sapevate che la zuppa di coda è ricca di collagene? Molti dicono che faccia bene alla pelle. C'è anche chi dice che il collagene non sia altrettanto efficace se ingerito, ma molte ricerche affermano invece il contrario. Yusuke intanto... Che cazzo me ne frega di quello che dice? Io sto mangiando bene per una volta. La cognizione umana sa essere ingannevole. Può convincerci che un cambiamento che in realtà non è mai avvenuto è l'effetto placebo che... Ehi, ma questa non si ferma un attimo. Non si è accorta che stiamo parlando tra noi? Un'irrefrenabile ondata di informazioni del tutto superflue. Signore e signori, ecco a voi un'autentica nerd. Scusa per, sai, la storia della borsa. Cosa? Oh, parli del gatto. Non preoccuparti, non dirò niente allo staff del ristorante. Comunque sia, siete degli studenti? Siamo liceali, siamo universitari, ti piacerebbe saperla? Siamo liceali, tranne loro due.
Capisco, allora presto avrete il test d'ammissione all'università. Avete già deciso in quale ateneo iscrivervi? Oh, perdonatemi, non mi sono presentata. Sono Koun Ikinose, lavoro come ricercatrice al To University. Dovreste venire a fare un salto al campus. È tra le montagne, ma può essere una gita divertente. E poi ci sono un sacco di orsi in questa stagione. Orsi? Oh, beh, sai, abbiamo altri impegni. Non credo che avremo tempo per il... Capisco, capisco, sì, è importante fare quel che si vuole finché si è giovani. Permettetemi allora di farvi un piccolo omaggio. Tieni. Che cacchio è sto coso? Una caramella. Oh, d'accordo. Bene dunque, ora che mi sono rimpinzata la lingua di lingua di bue, meglio che vada. Addio giovani. Ma che cazzo voleva sta donna? Aveva un fare energico, ma allo stesso tempo strano, non trovate? Beh, perlomeno non siamo finiti nei guai. Dovremmo esserle grati di non aver fatto la spia. Scusate, è tutta colpa mia. No, anche io mi sono fatto prendere la mano. Ryuji che chiede scusa a Morgana, il più grande evento di questo gioco. Complimenti, Ryuji. Mi spiace, Mona-chan. Più tardi ti compreremo del Saka... Del Saka Maka... Maka mo, non lo so, del Sasa. No, va bene così. Parli di quei spiedini di pesci con la crosticina bruciata. Oh, non vedo l'ora. Che cazzo vi gridate? Oh, il suo ultimo lavoro era semplicemente perfetto. Ho passato tutta la notte a leggerlo. Anzi, due notti. Riesci a crederci? A proposito, ho letto un'intervista che oggi sarà alla stazione. Non posso perdermelo. Chi? Ok, finiamo di mangiare e stavolta facciamolo in silenzio. Sì, signora. Io continuo a mangiare. La lingua di bue era fantastica. Punti è gratis oggi. Altri 6 punti. Vabbè, guarda, non mi posso certo lamentare, anzi, grazie. Oh, sono strapieno. Come tu riesca a mangiare 5 ciotole di riso va oltre la mia comprensione. Cos'hai al posto dello stomaco? Un buco nero? Senti, se il riso è gratis, non esiste che glielo lasci lì dov'è. Concordo, per la prima ciotola basta concentrarsi sulla consistenza della carne, per la seconda sul sapore e così via. Credo proprio che tu sei l'unico a farlo, coso? Beh, posso affermare senza alcun dubbio che il cibo qui è davvero delizioso. Già, ottimo lavoro, Sofia. Cose del genere sono pane per i miei denti. Direi che possiamo lasciare a Sofia il compito di trovarci dei posti dove mangiare, no? Eh? Che succede? Eccolo qua, il tizio in stazione. Natsumune-san, il tuo ultimo libro era incredibile, come sempre. Natsumune-san, da questa parte, ti prego, puoi firmarmi la mia copia? Grazie a tutti per il supporto. Ehi, fate piano, un solo autografo a persona. Oh, le mie scuse, posso chiedere agli uomini di spostarsi in fondo alla fila, sapete, prima le signore. Oh, quello chi cacchio è? Sembra piuttosto famoso, quella donna diceva il tuo ultimo libro, quindi è uno scrittore. Oh, salve, volete un autografo anche voi? O forse una stretta di mano? Fai già schifo, sei arrogante. Oh, è davvero scortese da parte mia far aspettare delle fan tanto adorabili. Vi prego di accettare questo in segno di scuse. Non temete, è già autografato. Ok. Noi, eravamo soltanto di passaggio. Oh, davvero? Allora ho corso un po' troppo con l'immaginazione. Il principe degli incubi di Ango Natsume? Ango Natsume, in carne e ossa, piacere di conoscervi. Il principe degli incubi è lo stesso titolo visto su quei volantini appesi alla statua di Masamune. I miei volantini erano sulla statua di Masamune. Ah, credo di sapere cosa sia successo. Molto probabilmente opera dei miei fan più zelanti. Apprezzo il fatto che promuovono i miei lavori, ma pare che stavolta abbiano esagerato. Devo ammetterlo, a volte sanno essere piuttosto difficili da gestire. Permettetemi di scusarmi a nome loro. Per farmi perdonare vi offrirò un bacio. Yo, non ti allargare, bello. Non vedi che le stai mettendo in imbarazzo? Basta così, allontanati da lei. Alla larga, dico sul serio. Allontanati da lei.
E voi chi sareste? Aspetta, questo qua sta facendo il contrario di Alice. Questo qua adesca le donne, però butta da parte gli uomini. Stavo conversando con queste adorabili fanciulle. Gradirei di non essere interrotto. Spiacente, ma loro sono con noi. Se hai qualche problema, puoi sempre conversare con me. Credete davvero di potermi parlare in questo modo? Mettimi alla prova. Ah, qui, questo qui ha fegato, Signor Natsume, dobbiamo andare. Fastidiosi. Beh, pare che io debba lasciarvi. Tra poco ho un'intervista. A tutti i miei lettori, grazie dal profondo del cuore. Natsume, ti amo! Oh, è l'uomo dei miei sogni. Devo comprare altri 10 copie per dimostrargli tutto il mio amore. Abbiamo già capito chi è il nostro obiettivo. Chi era quell'uomo? Non so se fosse un pezzo grosso del posto o che altro, ma mi stava proprio dando sui nervi. Sentivo puzza. Era un tipo strano, questo è certo, ma le persone intorno a lui sembravano davvero felici. Come mai? Perché è gente stramba, ecco perché. Concordo, non meritava in alcun modo tali elogi, nemmeno se rivolti come forma di piaggeria. Tutto bene, Haru? Sono solo un po' sorpresa, tutto qui. Oh, come fa un imbecille come quello a essere apprezzato? Non ha alcun senso. Potrebbe esserci qualcosa sotto. Potrebbe aver risvegliato il cuore a queste persone. Qualcuno di intelligente in questo gruppo. Bravo Morgana. Vuoi dire che è lui il monarca della prigione di Sendai? È una possibilità. No, potrebbe essere proprio come dici tu. Se il monarca fosse lui, tornerebbe tutto alla perfezione. Prima raccogliamo informazioni. Perfetto, il mio portatile è nel camper. Dovrei essere in grado di tirar fuori qualcosa. Torniamo al camper. Quando è che ci facciamo il bagno? Quel Natsume. Anche se non abbiamo ancora una prova che lui sia il monarca, non c'è dubbio che sia un tipo losco. Torniamo al camper. Dobbiamo escogitare un modo per raccogliere informazioni su di lui. Poi partiamo da lui. Oh, benissimo. Allora dobbiamo tornare, giusto? E allora torniamo al camper. Forza. Gireremo probabilmente domani mattina. Ragazzuoli, dobbiamo parlare un pochino di questo tizio. Ok, facciamo ordine tra le informazioni che abbiamo. Sofia, puoi confermare la presenza di una prigione, è corretto? L'odore si è fatto molto più forte una volta entrati in città, quindi sì, ne sono certa. Invece l'uomo che abbiamo incontrato prima si chiamava Ango Natsume? Ho fatto una rapida ricerca su di lui, ecco cosa ho scoperto. Ango Natsume, acclamato autore di light novel e nipote di un noto scrittore Sogo Natsume. Ah, quindi Natsume è il cognome. Pare che il suo debutto letterario sia stato il Principe degli Incubi, che gli sia valso il primo premio dai Soukasha Awards. Questo libro sta andando letteralmente a ruba. Ha venduto 1 milione di copie. L'abbiamo tenuto la copia del libro? Io lo spero, magari c'è la parola. 1 milione? Sono numeri da capogiro o sbaglio? È un best seller, di sicuro. Già, numeri del genere per un esordiente sono praticamente un miracolo. Io ho dato un'occhiata al social network e, beh, è una faccenda che ha del bizzarro. I fan di Natsume saranno fuori controllo, immagino. Stando alle voci, c'è gente che è stata aggredita e ridotta in fin di vita per aver usato vestirsi in modo simile ai personaggi di Natsume. Cosplayer, quindi. Già, ma la cosa peggiore è che nessuno ha tentato di fermarli. Anzi, gli aggressori sono stati elogiati per ciò che hanno fatto. Geni. Si tratta probabilmente delle stesse persone che hanno deturpato la statua di Masamune con quei volantini. Non hanno un briciolo di autocontrollo. Anche i fan alla stazione sembravano piuttosto esaltati. Sembravano quasi i seguaci di una setta. Sto dando un'occhiata al forum in rete. Pare che ogni giorno vengano create centinaia di discussioni su quel tizio. E ne sono tutte a favore. Per giunta, tutti questi indirizzi P sono da Sendai. È una roba troppo sospetta. Allora è lui che cerchiamo, giusto? Ancora non ne siamo certi, però. Vero, non abbiamo ancora verificato le sue doti letterarie. Se davvero è uno scrittore così talentuoso, allora questa prigione non ha niente a che fare con lui e tutte queste lodi sono ben meritate, giusto?
Ma c'è anche la possibilità che sia lui il nostro monarca, o sbaglio? È quello che scopriremo. Domani andremo in città e proveremo a raccogliere un po' di informazioni. Se è lui il monarca, allora ci sono buone possibilità di incontrare alcune delle sue vittime a cui è stato risvegliato il cuore come a Shibuya. Ah già, immaginavo che dovremmo informare anche l'ispettore Nonnetto, giusto? Buona idea, potrebbe darci qualche indizio utile. Ok, forse è il momento della nanna. Domani sarà una giornata impegnativa. E il bagno? No? Oggi no? Allora, mi spiegate perché dobbiamo dormire qui sopra? Tanto valeva dormire fuori, così non siamo troppo stretti. Non possiamo farci niente, non c'è abbastanza spazio nel camper. A ogni modo, non è poi così male come dici. Quando all'atelier eravamo in troppi, era la norma dormire tutti accalcati per mancanza di spazio. Certo che mantieni la calma anche nelle situazioni più assurde, eh? Avanti ragazzi, avete davvero intenzione di chiudere così la giornata? Non dovremmo giocare a carte fino a tardi o, che ne so, guardare le stelle? Non si fanno cose del genere quando si è in viaggio. Fattene una ragione, Ryuji. Sì, vabbè, però insomma, cosa? Dai, non ci siamo proprio. Lascia perdere, Ryuji. Domani dobbiamo alzarci presto. Ti conviene riposare? Cavoli, noi tre più Morgana. Farà un caldo della miseria, mi sa. Senza dubbio, quella pelliccia non ci sarà di alcun aiuto. Ma cosa volete da me? Non posso farci niente se sono un gatto. Non che io lo sia veramente, comunque. Fate silenzio, coglioni! Ragazzi, finitela! Merda, scusa! Abbiamo deciso di andare a dormire. È sbagliato. No, non si fa così. Così! Miau. Mi sono addormentato ascoltando il respiro degli altri. Va bene. Ok. Secondo me Ryuji c'ha il respiro pesante di notte. Bene, siamo arrivati alla stazione di Sendai. Cerchiamo degli indizi su quello stronzetto arrogante. Ah, cavolo, datti una calmata. Sei più elettrizzato di uno scolaretto durante le vacanze estive. Stai bene, Futaba. Forse non sei un tipo mattiniero? Non ho dormito molto stanotte. Non mi sento comodo senza il mio solito cuscino. Beh, è stata la prima notte in cui abbiamo dormito nel camper, quindi è normale. Col tempo ti ci abituerai, ne sono certa. La stazione è davvero affollata per essere il giorno feriale, forse perché non c'è scuola. La galleria commerciale è a due passi da qui. Sembra che le decorazioni per il Tanabata siano attrazioni popolari per i turisti. Oh, capisco, la festa del Tanabata di Sendai sta per arrivare. Sembra che ci siano molti negozi che attirano la gente. Forse possiamo provare a chiedere in giro laggiù. Già, faremo come abbiamo fatto con Alice. Riuniamoci di nuovo quando avremo trovato qualcosa. Va bene, capo. È il momento di andare in giro a cercare indizi. Oh, che bel posto. No, non credo sia un posto che ho visto in Lost in Tokyo, quello, non credo. Inizio indagine. Non posso usare... Oh, che palle. Che palle che non c'è il terzo occhio. Makoto, ho trovato niente? Che folla, che starà succedendo? C'è qualcosa di strano, credo. Andiamo a vedere. Sono dei grandi magazzini. Meglio non andare se non è necessario. Però io volevo sapere se succedeva qualcosa. Oh, sono entrato dentro il ristorante di ieri. Cucinare le ricette dei negozi. Benissimo. Stufato di Gyotan. Va bene, compriamolo. Che profumino invitante. Magari mi fermo qui e ordino qualcosa. Aspetta, vuoi ordinare lo stufato di Gyotan? Allora lascia che ti faccia compagnia. Ho sentito dire che la lingua di bue in umido è semplicemente divina. Sento il dovere di verificare di persona. O perché hai fame? Mi sono goduto lo stufato di Gyotan insieme a Yusuke. Eccellente, veramente eccellente, Phoenix. Mi sento ispirato. L'abbiamo imparato. Bento con Gyotan, 50 un alleato. Quanti ne posso prendere? 3. 50 è abbastanza in realtà. E il Gyotan, giustamente. Ne posso prendere solo 2. Va bene. Con 200.000 yen per adesso sto al sicuro. Chissà se si può scendere qui. Probabilmente no, ovviamente.
Che bello questi posti, non vedo l'ora di visitarli un giorno. Yusuke, hai scoperto nulla? E Yusuke, Ryuji? Guarda questi cosi appesi al soffitto, sembrano alieni. Dovrebbero chiamarsi festoni, a Sendai sono famosi per essere sormontati da una grossa sfera chiamata Kusudama. Ora che ci penso, luglio non è il mese del Tanabata, ormai è agosto. Sembra che il Tanabata si osservi utilizzando il vecchio calendario lunare, perciò il festival si tiene un mese più tardi, ad agosto. Ah, non sono sicuro di aver capito, ma chi se ne, agosto spacca. Spacca, bella bro. Guarda quanti negozi, wow. Gradisci delle banane al cioccolato? Sono dolci e gustose. La ciocco banana, ok. Va bene, ne compro una giusto per far girare l'economia. Che dolci! Ann, scoperto nulla tu? No. Ah, che palle! Cosa c'è che non va? Oh, Phoenix, stavo facendo un giro in questa zona commerciale e adesso per via di tutti questi chioschi e pasticcerie ho in testa solamente dolci. La tentazione è la cosa peggiore al mondo. Stavo quasi per cedere quando ho visto il posto che oltre al gelato al Gyotan aveva pure le banane al cioccolato. Oh, va bene, perdona lo sclero. Dovrei tornare a chiedere in giro informazioni su Natsume. Se vuoi te la do io la banana al cioccolato e non c'è il doppio senso in questa frase. Signorina, ha qualcosa da dirmi? Oh, Ango Natsume. Tu e tutti gli altri non fate che parlare di lui. Questa roba mi dà il voltastomaco. Gli stronzi arroganti come lui nascondono sempre qualcosa. Ho sentito dire che gli affari vanno alla grande con tutto questo merchandise di Natsume. La gente deve darsi una svegliata. Ci sono un sacco di altri autori meritevoli. Wow, il 2%. Fantastico. Altro negozio con la bancarella di ananas. Ehi amico, vuoi provare un ananas fresco? 10 SP? Va bene, per gli SP va bene. Torna a trovarci, ok? Benissimo, guarda, per gli SP vengo a trovarti quando vuoi. Emporio, benvenuto. Oh, Nango Natsume, certo che lo conosco. A quanto pare apprezza i nostri prodotti. Li riceve in regalo da molti fan. Vanno via che è come il pane. Tutto grazie a Natsume. Ma detto tra noi, mi preoccupa la quantità di soldi che i fan spendono su questa roba. È simile a quello che succedeva con Alice. Anche i suoi fan spendono cifre folli. Ti interessa qualcosa? Minchia quanto. Amuleto di Kazukerum, portachiavi con un celebre personaggio locale. Ah, 20 SP e 4 di agilità. Yusuke, tu hai scoperto nulla? Guarda, Phoenix, quell'emporio sorprendentemente straripante di clienti appartenenti al gentil sesso. Forse è solo una mia immaginazione, ma i loro occhi sembrano spenti. Beh, non è vero, c'è anche un uomo qui in realtà. Comunque, tu cosa vendi? Il chiosco di yakisoba, Deliziosi yakisoba a un ottimo prezzo, vieni a provarli. Ma sì, dai, ti faccio girare un po' l'economia, dai. Torna presto. Guarda, volentieri. Futaba, come ti senti in mezzo a tutta sta gente? I proprietari dei negozi sono rimasti davvero stupiti nello scoprire chi fosse davvero Haru. All'inizio erano tutti rigidi e nervosi, ma Haru è stata subito in grado di entrare in sintonia con loro. Li ha fatti cantare tutti in un attimo. È stato assurdo vedere la loro reazione davanti a un pezzo grosso. Per non parlare dell'abilità di Haru nel farli sciogliere. Che ragazza incredibile. Ah certo, perché c'è il Bing Bang Burger qui. Haru, che cosa hai detto ai tuoi dipendenti, eh? Oh, ciao. Sto chiedendo ai negozi qui intorno. A quanto pare Sendai è stata colpita dalla febbre di Natsume. Pare che persino i commessi e gli altri negozi ne siano vittime. In molti stanno lamentando un peggioramento negli affari. C'è chi arriva addirittura ad abbandonare di punto in bianco il luogo di lavoro per andare a fare incetta di altre copie del libro di Natsume. E se i loro cuori fossero stati risvegliati... Oh, quasi dimenticavo. Quando ho detto al proprietario di un ristorante di qui di essere in viaggio con i miei amici, mi ha dato questo. È un hamburger di una catena locale, preparato unicamente con gli ingredienti del posto. Dicono che sia squisito. Un burger di Gyotan. Con la lingua di manzo, quindi. Qua immagino che non lo faranno, però. Ah no, lo fanno proprio qui, invece. E questo panino fornisce il Matarakukaja. Va bene, compriamolo. Quest'altro negozio, invece, che cosa venderà? Il supermercato locale. Ciao, abbiamo ingredienti freschi, sono squisiti. Oh, benissimo, ingredienti. Allora qua ne faccio scorta. Posso comprare veramente pochi ingredienti però, Un po' poco però, meglio di nulla, dai. Anche il salmone. Meno male, io spero che sta roba non scada.
detto sinceramente, però non penso. Grazie, grazie a voi invece. E niente, proseguiamo. Di questo passo lasceremo il centro. Per raccogliere informazioni è meglio tornare indietro. Quindi andiamo al nostro, come si chiama, al nostro ritrovo? Devo cercare i pissi pissi pissi. Ehi, guarda, Bookworm ha cancellato il suo account social. Bookworm non è quell'autore che ti piace tanto. Ultimamente stava pubblicando un sacco di lavori. Magari è andato in depressione. Nel suo ultimo post parlava di quanto fosse stanca di cercare di farsi sentire la sua voce nel vuoto cosmico. Credi che sia causa di Ango Natsume? Hai letto il libro di Ango? La storia, i dialoghi, è tutto molto simile a ciò che scriverebbe Bookworm. Ehi, attenta, è il nipote di Sugo Natsume che stiamo parlando. Ti daranno tutti addosso se ne parli con tanta leggerezza. Ehi, hai sentito? Sembrava sospettare che Ango Natsume stesse rubando il libro degli altri autori. Chissà se è vero o è soltanto una diceria. Beh, l'importante è che mi ha aumentato di tanto i punti percentuale. Ah, ma c'è la Venza qui, ciao patata. Devo averne missata una probabilmente qui. E, ah, ecco, guarda, forse loro. No, sì, no, lei, ecco qua. Devo comprare fino all'ultima copia, forse così Ango mi noterà. Se non mi sbrigo, farò tardi all'evento firmacopie. Natsume terrà un evento firmacopie. Ricerca completata, Natsume terrà un evento firmacopie non lontano da qui e succederà anche piuttosto presto. Un momento, è per questo che sono tutti qui? Sì, a quanto pare sì. La libreria si trova in un centro commerciale chiamato Porto, l'evento avrà inizio tra un'ora. Capisco, molto bene Phoenix, torniamo qui quando avremo finito di ascoltare quel che si dice in giro. Abbiamo finito, ecco fatto. Tu hai chiesto, io ho completato. Andiamo, abbiamo un bel po' di informazioni adesso, direi che possiamo finirla qui. Ricordi la sessione di autografi di Natsume? È la nostra occasione per vederlo in persona. È tempo di fare una ricognizione sul campo. Diamoci dentro, lasciami godere il panorama. Diamoci dentro allora. Dobbiamo radunare tutti? Ok, li contatto per voi. Grazie Sofia, dovremmo farci trovare là anche noi. Teletrasporto allora. Porto, sessione autografi di Ango Natsume. Quello stronzetto arrogante viene pubblicizzato praticamente ovunque. Sto per dare di matto, davvero. È una folla piuttosto nutrita per un evento firmacopie. Ah, quanta gente, finirò per vomitare. Avrà intenzione di dare la sua parola chiave per Emma e risvegliare il cuore di tutti come ha fatto Alice. Dovremmo tenerlo d'occhio per adesso. Beh, se aveste accettato il libro ieri sera avremmo già la parola, no? Lui l'aveva detto, il libro era già autografato. Natsume-san, volevo ringraziarti per le tue meravigliose opere. Il tuo libro mi ha toccato nell'anima e ho finito per comprarne 50 copie. Sì, beh, io ne ho comprate 100. Alcune da leggere, altre da collezionare, da regalare, altre ancora... Ah, perbacco, grazie mille, sono lusingato. Il tuo libro mi dà speranza, mi infonde di coraggio per andare avanti. Non avrò pace fino a quando non avrò detto del tuo libro a tutti i miei amici. Beh, come ho già detto, desidero certamente che il mio libro raggiunga i più lettori possibili. Ma non posso fare a meno di sentirmi in colpa. Cerca di non esagerare. No, non preoccuparti. Supportarti è un mio desiderio. Ho sentito che hai intenzione di scrivere per una povera ragazza costretta a una lunga convalescenza in ospedale. A quanto pare voleva che lei continuasse a lottare per riuscire un giorno a vedere l'ultimo libro, il tuo ultimo romanzo. Oddio, è stupendo, è un tipo così caritatevole, è praticamente un santo. Già, quella storia riesce sempre a strapparmi qualche lacrima. A volte la vita reale è come un romanzo. Tutto il mondo deve sapere di Ango Natsume e delle sue buone azioni. Wow, l'evento firmacopie si è concluso e Natsume e i suoi fan se ne sono andati via. Non mi aspettavo niente di meno, ma è davvero molto popolare. Secondo voi è vera la storia della ragazza in ospedale? A me non sembra affatto il tipo. Non mi pare che Natsume abbia detto qualcosa di che somigliasse a una parola chiave. Forse non è lui il monarca, o forse è solo molto prudente. Ma se il monarca è lui, forse i cuori di tutte quelle persone sono già stati risvegliati, no? In quel caso non dovrebbe neanche rivelare la sua parola chiave. Ehi, Nari, che stai leggendo? Il principe degli incubi, il romanzo di Ango Natsume. Inari, hai davvero comprato quella roba? Quando è finito me lo passi?
Sì, direi che si può fare. Ero semplicemente curioso di sapere se il contenuto del libro valesse davvero gli sperticati elogi che gli sono stati tributati. Beh, com'è? È bello? Come posso dire? In qualsiasi lavoro creativo si dovrebbe poter avvertire la passione che ha mosso l'animo dell'autore. Per quanto un'opera possa essere grezza o abbozzata, dovrebbe sempre esserci una sorta di scintilla capace di colpire il pubblico. Non sono molto ferrato in arti letterarie, ma questo libro non mi trasmette nulla. Per quanto sia ben scritto, tra queste pagine si avvertono un vuoto e una freddezza sconcertanti. È come se queste parole fossero state rubate a qualcun altro, rimaneggiate con il minimo sforzo e riproposte al pubblico. Fammi vedere. Oh, wow, questa frase viene da un anime di 2 anni fa. Le parole sono leggermente diverse, ma la sostanza è la stessa. Subdolo. Credo di aver già capito, di aver visto questa. E anche quest'altra. Accidenti, pure questa. Un momento. Possibile che questo libro non sia altro che un minestrone di roba fregata da altri e messa insieme alla rinfusa? Se gli autori originali, o peggio ancora, i loro fan dovessero accorgersene, in rete esploderebbe il caos. Non mi capacito di come un'opera tanto disonesta abbia potuto guadagnarsi simili elogi. A meno che qualcuno non abbia sottratto ai loro fan i loro desideri. Non c'è alcun dubbio. Con quello che sappiamo ormai mi pare ovvio. Qui sta succedendo qualcosa di strano. Se solo conoscessimo la parola chiave, potremmo ispezionare la prigione per conto nostro. Che ne dite? È il caso di chiedere ai fan. Qualcuno ha portato via i loro desideri, giusto? Se le cose stanno come Shibuya, dubito che ci diranno qualcosa. Allora direi che siamo bloccati. Notizie dal nonnetto? Diceva che avrebbe raggiunto che ci avrebbe raggiunto entro stasera. Magari ha scoperto qualcosa. Bene dunque, credo che ci convenga proseguire e restare in attesa dell'ispettore Hasegawa. Va bene, aspettiamo Hasegawa. No. Aspetta, Phoenix. Dimmi. Secondo te perché Natsume ha scritto questo romanzo? Per fama? No, non so perché, ma non credo che sia per questo. Per quanto apprezzamento possa conquistarsi la tua opera, se è stata creata sulle spalle degli altri, non puoi dire che quell'apprezzamento ti appartenga. Tutti quei complimenti non ti farebbero il minimo effetto. Chiunque si occupi di arte dovrebbe saperlo. È per questo che non capisco cosa aveva in mente quando ha scritto questo romanzo. Cosa state facendo? Andiamo? Le mie scuse, non volevo trattenerti. Andiamo, Phoenix. Certo, bravo Yusuke che me l'hai detto comunque. Si è fatta sera? Ovviamente si è fatta sera.